Ed eccola, la terra, ruggine e giallo. Il colore della pelle è appena cicatrizzata. Forse sarò finalmente libero. Hisham Attar è nato a New York nel 1970 e ha trascorso la sua prima infanzia negli Stati Uniti, dove il padre, Jabal Amatar, lavorava per la delegazione libica delle Nazioni Unite. Torna a Tripoli all'età di 3 anni e vi trascorre i successivi 6. Nel 1979 le persecuzioni politiche perpetuate dal regime di Gheddafi presero di mira suo padre, leader dell'opposizione libica, costringendolo ad abbandonare il paese insieme alla famiglia, trasferendosi al Cairo. In ogni storia politica della Libia, gli anni Ottanta costituiscono un periodo particolarmente fosco. Gli oppositori del regime venivano impiccati nelle piazze e negli stadi. Ai dissidenti in fuga dal paese si dava la caccia e alcuni venivano sequestrati o assassinati. Negli anni Ottanta in Libia si manifestò anche la prima decisa resistenza armata alla dittatura. Mio padre era una delle figure di spicco dell'opposizione. La sua organizzazione aveva un campo di addestramento in Ciad, oltre il confine meridionale della Libia, e numerose cellule clandestine all'interno del paese. La carriera di mio padre nell'esercito, il suo breve incarico diplomatico e il patrimonio personale che era riuscito ad accumulare a metà anni 70, quando divenne un imprenditore di successo importando in Medio Oriente una gran varietà di prodotti, dai veicoli Mitsubishi alle scarpe sportive Converse, facevano di lui un nemico pericoloso. La dittatura aveva provato a corromperlo, a minacciarlo. Ricordo un pomeriggio del nostro appartamento al Cairo. Avevo 10 o 11 anni. Sedevo accanto a lui e sentivo il peso del suo braccio sulle spalle. Di fronte a noi era seduto uno degli uomini che chiamavo zio. Uomini che, in qualche modo l'avevo intuito, erano suoi alleati o seguaci. Fu pronunciata la parola compromesso e mio padre rispose: «Non intendo negoziare, non con i criminali». Quando eravamo in Europa, portava con sé un'arma. Prima di salire in macchina ci diceva di stare lontani. Si metteva in ginocchio per guardare sotto il telaio, riparandosi gli occhi con le mani, scrutava attraverso i finestrini in cerca di eventuali fili elettrici. Uomini come lui erano morti ammazzati nelle stazioni ferroviarie o nei caffè, o saltati in aria con le loro auto. Negli anni Ottanta, quando vivevo ancora al Cairo, avevo letto sui giornali della morte di un noto economista libico. Stava scendendo da un treno alla stazione Termini di Roma, quando uno sconosciuto gli aveva puntato una pistola sul petto e aveva premuto il grilletto. Nella fotografia accanto all'articolo si vedeva il corpo della vittima coperto con fogli di giornale, probabilmente il quotidiano locale, che gli arrivavano alle caviglie lasciando spuntare le scarpe lucide. Un'altra volta ci fu la notizia di uno studente libico ucciso in Grecia. Si trovava nel dehors di un caffè in piazza Monastirachia ad Atene. Uno scooter aveva accostato e l'uomo seduto dietro aveva puntato una pistola contro lo studente e sparato diversi colpi. A Londra venne ucciso un conduttore libico della BBC World Service. Nell'aprile del 1984 ci fu una manifestazione di fronte all'ambasciata libica in St. James Square. Qualcuno dello staff dell'ambasciata alzò il pannello scorrevole di una finestra del primo piano, imbracciò una mitragliatrice e sparò sulla folla uccidendo una poliziotta, Yvonne Fletcher, e ferendo 11 dimostranti libici, alcuni gravemente. La campagna di Gheddafi per far tacere gli oppositori in esilio, annunciata durante un raduno pubblico nei primi anni Ottanta e capeggiata da Moussa Koussa, il capo dei servizi segreti, fu estesa alle famiglie dei dissidenti. Il mio unico fratello, Ziad, aveva 15 anni quando fu mandato in collegio in Svizzera. Qualche settimana dopo, a fine quadrimestre, tornò al Cairo. Andammo tutti insieme a prenderlo all'aeroporto. Quando comparve tra i passeggeri in uscita dalla sala arrivi, mi parve più pallido di quanto lo ricordassi. Pochi giorni prima avevo visto mia madre fare parecchie telefonate componendo il numero con dita tremanti. La scuola si trovava in una località remota nel cuore delle Alpi svizzere. Il trasporto pubblico per il paese più vicino era una funivia che funzionava solo per poche ore a metà giornata. Per 2 giorni consecutivi, Ziad aveva notato un'auto parcheggiata sul sentiero fuori dall'ingresso principale della scuola. Dentro c'erano 4 uomini. Avevano i capelli lunghi tipici dei membri dei comitati rivoluzionari di Gheddafi. Una sera tardi, Ziad venne chiamato al centralino telefonico della scuola. All'altro capo della linea, un uomo disse: «Sono un amico di tuo padre. Devi fare esattamente ciò che ti dico. Devi andartene subito da lì e prendere il primo treno per Basilea». Il suo libro Il Ritorno, traduzione di Anna Nadotti per Renaudi, si muove intorno a 2 date,
1990 e 2012. La prima, il 1990, proprio durante la permanenza dell'autore nella capitale britannica, è l'anno in cui Jabal Amatar viene rapito al Cairo dai servizi segreti egiziani. Questi ultimi fecero credere alla famiglia, durante i successivi 2 anni, che Jabal fosse detenuto in Egitto, mentre in realtà era stato consegnato al regime libico e incarcerato nella terribile prigione di Abu Salim a Tripoli. Come il carpentiere della graticola di Lorenzo, l'architetto di Abu Salim aveva trovato soluzioni pratiche per il progetto della cella di mio padre, la stanza che lui, nella sua lettera, aveva ironicamente definito nobile palazzo. Tra le cose su cui l'umanità sembra concorde ci sono l'aspetto e la funzionalità che devono avere le prigioni. Il progetto di Abu Salim aderisce a questo codice universale. L'uomo che progettò la cella non c'era mai entrato, anzi non aveva mai neppure visto l'edificio in sé. Seduto a una scrivania in un altro paese, fra un passo e l'altro, qualche scappata al gabinetto e altri impegni, valutò misure standard, capienza, materiali e planimetria. Optò per pareti di cemento prefabbricate, che vennero trasportate a Tripoli via mare. Ai lavoratori stranieri che assemblarono l'edificio venne pagata una ragionevole tariffa oraria, più il pranzo di mezzogiorno. La costruzione fu portata a termine in tempi record. Secondo coloro che vivevano nei paesi del sito, l'edificio un giorno non c'era e il giorno dopo era lì. L'architetto aveva specificatamente richiesto all'impresa produttrice di praticare un foro rotondo esattamente al centro di ogni parete prefabbricata. In questo modo, quando la gru la sollevava, la lastra si drizzava in perfetto equilibrio, dritta come una ghigliottina. Poi i fori venivano intonacati e nascosti. Ma in seguito, quando le celle si riempirono, i prigionieri li individuarono. Scoprirono che grattando via l'intonaco si poteva aprire un passaggio verso la cella successiva, abbastanza largo per farci passare un libro. Lo so perché nelle sue lettere mio padre descrive quei fori e dice: «In questo modo si fanno passare oggetti di ogni tipo, nessuno più prezioso dei libri». Poi aggiunge: «La prigione è una grande biblioteca», cosa che io stentavo a credere. Ogni febbraio, tornando dalla fiera del libro del Cairo, eravamo costretti a un gioco di incastri per far stare nel bagagliaio tutti i libri comprati da mio padre e spesso ci toccava noleggiare un taxi. Ogni volta che osavo leggere le lettere di mio padre dalla prigione, la mia mente scrutava i segni di un eventuale cambiamento, di come la reclusione poteva averlo alterato o sminuito. A prescindere dalla loro qualità, i libri passavano attraverso quelle aperture che venivano celate di giorno e aperte di notte. Creavano una rete che collegava quasi tutte le celle, involontaria conseguenza di una decisione dell'architetto. La pianta dell'edificio prevedeva padiglioni ad angolo retto raggruppati intorno a spiazzi rettangolari. Quei cortili erano l'unico posto in cui i detenuti potevano camminare all'aria aperta. Fu in uno di quei cortili che il 29 giugno 1996 1270 prigionieri vennero uccisi. Anche se non ci ho mai creduto, non è escluso che fra loro ci fosse mio padre. Un ex prigioniero che avevo incontrato nel 2004 mi aveva detto che nell'aprile 1996, 2 mesi prima del massacro, mio padre era stato portato via dalla sua cella. I suoi pochi averi erano rimasti lì e in seguito i secondili li avevano venduti ad altri reclusi. Dunque mio padre era stato trasferito in un'altra ala dello stesso prigione, o in un'altra prigione, o giustiziato subito dopo, o riportato lì 2 mesi dopo per morire con gli altri, o ucciso successivamente in un giorno in un luogo sconosciuti. Nel 1992 e poi nel 1995 i familiari di Matar ricevono 2 lettere di Jabal, in cui egli chiedeva scusa alla moglie e ai figli per la loro situazione difficile e per il dolore che stavano attraversando per colpa sua. Ribadiva però che se avesse potuto tornare indietro nel tempo non avrebbe cambiato la strada intrapresa. Nella sua prima lettera, che ci fu recapitata nel 1993, mio padre ci ammoniva a non far sapere a nessuno della sua missiva. Altrimenti, scriveva, cadrò in un abisso senza fondo. Preferirei morire sotto tortura che dare i nomi di chi ha consegnato questa lettera. Mia madre, Ziad e io eravamo nella mia camera al Cairo, rannicchiati sul pavimento ai piedi del letto. Non ricordo perché ci fossimo ritrovati a leggerla in quella strana posizione. Era come se la lettera contenesse un congegno esplosivo che speravamo di disinnescare.
Non era la prima volta che la leggevamo, ma era la prima rilettura a 24 ore dallo shock improvviso di averla ricevuta e aver appreso che mio padre non era in una località segreta del Cairo, come ci avevano fatto credere le autorità egiziane, ma nella prigione di Abu Salim a Tripoli. Mia madre cominciò a leggere, poi si interruppe. Proseguì Ziad. Poi fu il mio turno di continuare, e avanti così, fino all'ultima riga. Più di una volta io e Ziad dovemmo chiedere aiuto a mia madre per decifrare una parola. Nessuno conosce la grafia di mio padre meglio di lei. Il nostro sguardo era così determinato che ci vedevamo appena, come figure che si muovono nella nebbia. E ognuno di noi temeva di perdere gli altri, ma il dolore divide. Spingeva ognuno di noi in un territorio di privatissime ombre, dove il tormento era incomunicabile, tanto era mostruosamente al di là del linguaggio. Io continuavo a pensare al termine cadere, perché diceva cadere in un abisso senza fondo. Quando certamente intendeva essere gettato, cadere implicava un suo ruolo nella faccenda. Mi faceva pensare a un uomo che viene spinto sull'orlo della follia e infine cade. E che descrivesse l'abisso come senza fondo mi angustiava ancora di più. Il termine abisso era già abbastanza tremendo, perché aggiungere il resto? Quel dettaglio, per ragioni che allora non potei spiegare, mi turbava più di ogni altro dettaglio della lettera. Smuoveva qualcosa in me che non si è più riassestato. Scegliendo di definire il tipo di abisso in cui l'avrebbero precipitato, mio padre aveva, senza volerlo, rivelato una cupa verità. Nell'inferi da cui ci scriveva c'era evidentemente una molteplicità di abissi, e al momento in cui aveva scritto la lettera doveva averne sperimentati più d'uno. Alcuni erano sembrati senza fondo e invece non lo erano, ma la minaccia contenuta nella lettera non lasciava scampo. L'altra data attorno a cui ruota l'opera di Hisham Mattar è il 2012, anno in cui l'autore, insieme a sua madre e alla moglie, vola nella sua terra con l'intento di raccogliere testimonianze sul padre scomparso. I 22 anni che passano tra il sequestro del padre e il ritorno in patria sono anni in cui Hisham Mattar termina gli studi in Inghilterra, si trasferisce negli Stati Uniti, si sposa, scrive libri censurati in Libia, ma sono anche anni dominati dall'assenza di una figura fondamentale e dall'angoscia per la sua sorte sconosciuta. Hisham Mattar ricostruisce la figura del padre attraverso il dialogo con amici, parenti, ma anche luoghi significativi per la sua famiglia. L'autore ricostruisce la figura del padre, giovane appassionato di poesia, imprenditore di successo, leader dell'opposizione al regime, patriota convinto, ma ricostruisce anche il proprio tormento di figlio, bloccato dall'assenza del padre, di esule oberato dai sensi di colpa e impegnato in battaglie pubbliche. Arrivando da Jedabia, ci siamo fermati alla rotonda principale ribattezzata Piazza Timothy Harrington, in onore del fotoreporter britannico ucciso a Misurata durante la guerra. Abbiamo comprato delle cassette di frutta. Sperimentavo di nuovo il panico di non sapere come accostarmi alla Libia. Sono rimasto accanto all'auto mentre il fruttivendolo caricava i nostri acquisti nel bagagliaio. Ricordavo la luce secca di Jedabia, l'azzurro del suo cielo vuoto, la calura che ti avvolge. Zio Mahmoud mi ha chiamato al cellulare. Gli ho detto che eravamo a pochi metri e quando abbiamo imboccato quella strada familiare l'ho visto in piedi sulla porta di casa, alto e magro. Dietro di lui si assiepavano le zie. Le ho abbracciate per prime e quando sono scoppiate in lacrime sapevo che piangevano il fratello perduto. Quando le sorelle di mio padre vogliono far promettere qualcosa al marito e ai figli, chiedono loro di giurare non in nome di Dio o dei profeti, ma in nome di mio padre, Jaballah. Lo zio, con il suo sorriso malizioso, ha detto «Su, entrate, cerchiamo di non fare una telenovela turca». Quando l'ho abbracciato, ho stretto lungamente il suo corpo ossuto. Dalla scomparsa di mio padre non mi ero mai sentito così vicino a lui. Le zie hanno i suoi stessi occhi. Tutto ciò che volevano era guardare me, tutto ciò che io volevo era guardare loro. Ci siamo seduti vicino, stringendoci la mano. Mio padre aveva mani molto belle, come le loro, con la pelle fresca e morbida. Mi sono svegliato la mattina, udendo le voci di due uomini. Non sapevo dove ero, se quella stanza fosse in un deserto, isolato o parte di una struttura. Un uomo ha urlato, «Hamid!» e l'altro ha risposto, «Sì, Saad, sai dove sei?» «No, dove sono Saad? Sei ad Abu Salim». E così ho saputo che ero finito in quel posto orribile.
Tutti avevano sentito parlare di Abu Salim. Supponevo che quei due uomini fossero insieme, magari picchiati con tale violenza da essere crollati agli angoli opposti della cella. Invece ho scoperto, e in seguito mi sono abituato al singolare universo della prigione, che erano in celle diverse, a 5 porte di distanza per l'esattezza. Non avevo gli occhiali. Ho fatto il giro della stanza per leggere i nomi e le date scarabocchiati sulla parete. E in una ho scoperto un piccolo foro. Ci ho appoggiato l'occhio e ho visto un uomo che faceva su e giù in una stanzetta molto simile alla mia. Così ho scoperto di avere un vicino. Lui si è accorto di me. Si è avvicinato, ha guardato attraverso il foro e ha detto: «Zio, era tuo cugino Saleh». In quei primi giorni, zio Mahmoud, zio Hamad, i miei cugini Saleh e Ali scoprirono di essere tutti rinchiusi lì dentro. Trovandosi nella stessa sezione, potevano sentirsi. «La nostra ala era piena», mi ha detto zio Mahmoud, «ma nell'ala di rimperto non c'era nessuno, nessun movimento. Solo di tanto in tanto una porta che si apriva e si chiudeva. Qualcuno c'era. Chi? Nessuno lo sapeva. Dopo 7 giorni l'abbiamo sentito. Ogni sera, quando sulla prigione calava il silenzio, recitava poesie fino a notte fonda». Le poesie avevano una forma specifica, molto popolare ad Ajedabia, spesso usata nelle elegie per le sue dolente ripetitività. Era la voce di un uomo anziano. Lo ascoltavamo ma non sapevamo chi fosse. Un giorno ha chiamato il mio nome. Ho risposto chiedendogli chi era. «Non mi riconosci?» ha detto. E io: «No». Non ha più parlato. Sai per quanto tempo è rimasto zitto? Un'intera settimana. Poi ha chiamato di nuovo il mio nome e ha chiesto se continuavo a non riconoscerlo. «Ti do un indizio», ha detto. «Ti cadono i calzoni». Era uno scherzo che ci facevamo fin da bambini. Non ho risposto. Pensavo che fosse una trappola. Non potevo neanche immaginare che Jaballa fosse lì dentro. È passata un'altra settimana prima che sentissi di nuovo chiamare il mio nome. A quel punto Ali ha gridato: «È zio Jaballa!» E Ahmad ha detto: «Non dargli retta, chiedigli un altro indizio». Così ho fatto e lui ha risposto: «Vengo da Blota». Mi è venuta la nausea, come se il mio cuore si fosse spezzato.